Salve a tutti, un caro saluto agli amici di DAB Logistica. Io sono Fabrizio e oggi porterò in live una mod bellissima che è di RAF 84 Garage. È una delle mod che a me piace molto 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 ed è fatta veramente alla grandissima, fatta veramente molto molto bene. Allora, io in realtà mi ero già un po' anticipato per quanto riguarda la configurazione del mezzo. Vi consiglio vivamente questa mod perché è davvero eccezionale. Quando dico eccezionale è dire poco, è fatta veramente bene. Ne ho provate di mod, ma questa qui, dobbiamo dirla, è fatta anche da modder italiani. Trovate per qualsiasi informazione per quanto riguarda il Ralph Mod, trovate la pagina Facebook e il sito internet. Basta digitare su Google il nome. Allora, andiamo avanti con la configurazione. Ragazzi, vi faccio vedere soltanto questi dettagli. L'antenna del CB. No, guardate, ragazzi, che spettacolo. È uno spettacolo. È qualcosa di straordinario questa moto. È qualcosa di incredibile. Mettiamo il bianco, perfetto. Questo l'abbiamo già settato. Ammirate un po', che spettacolo questa mod. Che spettacolo. Allora, mettiamo due lampeggianti qui mettiamo le trombe bitonali. Allora, queste right, left, perfetto. Ok, poi mettiamo Monsieur Bidebudu, questo qui. Andiamo a mettere i fari sul nostro grande mezzo. È un qualcosa di incredibile, ragazzi. Se siete amanti dei mezzi vecchia scuola, io ve lo consiglio, anzi di più, ve lo straconsiglio. Vi straconsiglio questa mod. Questa è una mod gratuita, ma ci sono anche le mod a pagamento. Ma vi posso assicurare che è eccezionale. Questo mezzo è eccezionale. Perfetto, adesso l'andiamo subito a collaudare. Ma questo mezzo è un qualcosa di incredibile.
incredibile, ragazzi. Allora, vista mappa, Toulouse, eccolo qua, guidalo. Ragazzi, guardate, ammirate, sentite che sound. Allora, adesso ci trasferiamo subito in Iberia e facciamo un po' di rodaggio sulle strade della penisola iberica. Per gli amici che guarderanno questo video su YouTube, vi metterò nella descrizione, vi metterò il link del sito internet e della pagina Facebook di Ralph84 Garage. Allora, adesso trasferiamoci a Tolosa e facciamo un bel viaggetto verso la Spagna. Oh, via, ragazzi. Vi faccio vedere soltanto questo mezzo, guardate qui i dettagli. Ora mi sposto alla luce per farvi vedere una chicca. Non so se si riesce a vedere, mi auguro di sì. Toh, ragazzi, guardate un po' che spettacolo. Allora, adesso partiamo subito con il primo carico, bel carico, verso la Spagna. Spagna 700, ok, vediamo un po', Santander. Allora, io direi di fare questo qui, Gijon. Possiamo partire. Così testeremo anche la mod. Voltare a destra. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Alziamo un po'. Scusate, alziamo un po' il sedile. Ecco qua. In modo tale da vedere un po' di più la strada. È uno spettacolo, è davvero uno spettacolo questa mod, spettacolare. Andare dritto e poi voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Eccoci arrivati, sani e salvi. Allora, vediamo un po' cosa c'è di buono. Ok. Andiamo a prendere il carico. Eccolo qui.
nostro bel carico. Allora. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buongiorno, grazie mille per il raid e benvenuti a tutti. Grazie veramente a tutti. Thank you, very grazie. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buongiorno. A breve si parte. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, un po' di pazienza e sarò subito da voi. Ok, partiamo. RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Voltare a sinistra. Grazie mille, buongiorno e benvenuti alla live. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buongiorno e benvenuti alla live. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Questa mattina sto guidando uscire adesso una motrice che ha fatto la storia. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. Questa mattina stiamo stiamo provando una delle mie mod preferite. Tenersi a destra. La migliore, direi. Fra le tante che ho provato, il 192.48 Turbostar di Ralph 84 Garage. Un lavoro certosino, direi, ha fatto veramente bene, anche per quanto riguarda il comparto sonoro, è qualcosa di incredibile.
Vi ricordo che io ovviamente questo camion non lo sto utilizzando, sono l'ultima versione di Eurotruck, che dovrebbe essere la 1.41. Oppla, stavo quasi quasi per andare a finire nella macchina. Mai distrarsi alla guida. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Yeah, ammirate. Bella, vero questa mod? In Iberia qui è dal Venero molto semplice prendere le multe. Se non si presta sempre la massima attenzione, succede che mi mandano qualche sfogliatella, che non sono i dolci tipici uno dei tanti dolci tipici della mia terra. Ma sono le multe. Adesso siamo appena entrati in Francia. Bayonne. Pardon, in realtà noi stiamo in Francia. Ai ai ai. Grande gaffe. Infatti stiamo andando verso la Spagna. Comunque 190, 48, chiedo venia. Comunque ragazzi, questo camion è qualcosa di incredibile.
Sentite come scarica la turbina. Cura certosina per una mod. Andiamo a modificare subito il titolo, chiedo scusa. Andiamoci a fare questo bel viaggetto insieme. Veramente fatto molto molto bene. È un qualcosa di assolutamente incredibile. Ed è una mod italianissima. Sosteniamo i modder, ma in particolare, visto che noi siamo italiani, sosteniamo i modder italiani. Ovviamente c'è anche l'autoradio che è possibile intercambiare, così come il CB che mi sono dimenticato di installare. Il navigatore, lì bello sul cruscotto.
Sì. Guardate con quale fluidità questa meraviglia di motrice o trattore, che dir si voglia, va che è una bellezza. Al momento non sto riscontrando alcun tipo di problema sulla versione aggiornata di Eurotrack, la versione 1.41, se non erro, dovrebbe essere questa versione. Al momento, all'ultima versione aggiornata, la mod funziona perfettamente. Ero io che non acceleravo prima, ovviamente, è per questo che il mezzo manteneva la velocità costante, ma appena ho schiacciato l'acceleratore, ed ecco che il mezzo spinge, tira te, suona e cammina, suona. Tenersi a sinistra. Comparto sonoro è incredibile. Da notare anche l'ottimo lavoro fatto per quanto riguarda i riflessi sul parabrezza. Siamo in Spagna.
Ebbene sì, siamo arrivati in Spagna. Abbiamo appena superato il primo casello autostradale spagnolo con il mitico Turbo Star. Sto ricalcolando il percorso. Voltare a destra. E devo dire che i consumi non sono nemmeno eccessivi. Stiamo per percorrere oltre 500 chilometri ed è ad appena consumato un quarto di serbatoio. Ne abbiamo percorsi circa 400. Eh sì, è un qualcosa di bello. È stato bello ritornare a riutilizzare questa mod. E ho pensato di proporla in live su Twitch. E proporla anche a voi, amici di YouTube. Siamo al casello. Iveco Turbo Star. Turbo Star. Facciamo spazio. Bilbao Santander. Bilbao. Ah, la prossima. Ok, speriamo. Oh. Aia.
L'uscita è bloccata. Vabbè. Non importa, troverò un nuovo percorso. Allora. Davvero un gran mezzo, una grande motrice. Amici appassionati, non potete farvi sfuggire questa chicca. Perciò andate su Google e digitate Ralph 84 Garage. Come scritto nella descrizione, andate nel sito internet e scaricate la vostra mod. Ed io contribuirò alla crescita di questo team acquistando la mod a pagamento, perché vi posso assicurare che ne vale la pena. Ed aiutiamo anche gli sviluppatori e li sosteniamo, perché hanno fatto veramente un lavoro certosino, un lavoro incredibile, un gran bel lavoro hanno fatto. Io direi a questo punto di rabboccare il mezzo, fare rifornimento. Sto cercando un nuovo percorso. €1,09, non costa nemmeno tanto il gasolio qui. Ok, continuiamo. Da notare la forza bruta di questo mezzo. Le rifiniture, i tanti piccoli dettagli. Notare come è immediato l'intervento del retarder. Tenersi a destra. Teniamoci a destra. Burgos, Bayona o Bayonne.
super mod. Esploriamo, esploriamo. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Voltare a destra. Riorientamento. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Andiamo avanti di passo serrato. Tenersi a sinistra. Teniamoci a sinistra. Ai, brutta infrazione. Mai farla nella vita reale. Errore di valutazione. Thank you.
chilometri ne abbiamo macinati veramente tanti. Grande mod, ottima, ottima, ottima. E stiamo anche, tra l'altro, guidando sulla nella mappa della DLC Iberia. Di nuovo. Tenersi a destra. Che frenata.
dove andate. È incredibilmente molto molto immediato, molto immediata la risposta del retarder. Ottimo. Andiamo su. Let's go. Teniamoci a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Tenersi a destra.
Uscire adesso. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. È stato un bel viaggio. Anche per noi, anche per me, a bordo di questo grandissimo bel mezzo.